Intrisa di leggende e circondata da un alone di mistero è la Specchia dei Mori, anche conosciuta come la Specchia del Demonio. È costituita da massi di differenti dimensioni, posizionati uno sopra l'altro a formare un cumulo, la cui funzione originaria era probabilmente di avvistamento e di difesa del territorio. Curiosa è la leggenda popolare legata alla sua realizzazione. Si racconta che la specchia fosse stata costruita da imponenti mori, desiderosi di raggiungere l'Olimpo e di vedere gli dei. Le divinità però non videro di buon occhio questo loro desiderio e, come per la leggendaria Torre di Babele, distrussero questa rudimentale via di comunicazione tra la terra e il cielo, seppellendovi sotto di essa i costruttori blasfemi. Espressione di un antichissimo passato, il menhir del Teofilo, situato sull'omonima via, è il più alto megalite presente in terra salentina con i suoi 4,70 m di altezza. Secondo le testimonianze giunte sino ai giorni nostri, il menhir del Teofilo, o menhir Sant'Otaro, era elemento di antichi rituali religiosi in voga presso le genti Iapige nel IX e X secolo a.C., all'inizio dell'età del ferro.